Ragazzi, mi raccomando, per questo video cerchiamo di superare almeno i 400 like. Dai ragazzuoli, so benissimo che ce la potete fare, quindi spaccate questo pollicione in su e mi raccomando, condividete e iscrivetevi al canale. Vi ricordo che anche oggi saremo in live sul sito Iola, quindi mi raccomando, link in descrizione, perché sì, ci sarà il follow day. Detto questo, buona visione! E bentornati oggi su Grand Cross Jump. Ma in realtà questo video è per il global, perché se ragazzuoli andiamo a fare lo showcase dell'unico personaggio di quelli di Attack on Titan che ancora non ho fatto lo showcase. Ragazzuoli, il titolo dice assolutamente tutto, la copertina altrettanto. Ebbene sì, questo personaggio è il personaggio free to play al 99% più forte del gioco. Ovviamente ragazzi, si parla di SR, ovviamente. Quindi andiamo subitissimo a vedere il personaggio e a vedere per l'appunto le sue skill. Questo è il PG. Piccolo consiglio ragazzi, tutti i coin che avete ricevuto, che riceverete per l'appunto da e per questo personaggio, dategli in CA. Non dateli come coin per altri PG o per comprare roba nello shop di King, perché se non mi sbaglio le prendete proprio precisi. Ci sono 6 coin precisi per la CA. E mi raccomando, alzategliela, perché la ulti a livello di percentuale è molto alta. 945 ragazzi è molto molto alto. Non a livello di un escalator o cose così, ma comunque c'è differenza, ma non più di tanto. Quindi attenzione ragazzi su dargli i coin, dategli, mi raccomando. Oltre a questo ragazzi, andiamo subitissimo come di consueto a provare le skill. Ovviamente vi le leggerò via via qua dalla wiki per essere il più preciso possibile. Infatti ragazzi, partiamo subitissimo con la 1 stella che infligge un 240% ad un nemico. Quindi partiamo subitissimo. Il personaggio ovviamente ragazzi è un po' Derrieri, quello che per appunto è il personaggio di Derrieri. Lui più o meno lo rispecchia in alcune cose, quindi è forte. Mentre la seconda skill cancella le stance e fa il 200%, il 300% di danno, scusatemi, mi sono un attimino imbrogliato. Ma poi la 3 stelle fa il 500% ad un nemico e ovviamente cancella sempre le stance. Quindi questa è decisamente tanta roba, anche a livello di danno vedete benissimo che ne fa. Poi andiamo subitissimo ragazzi con il buff che la 1 stella incrementa le stats base del 20% per 2 turni. Quindi tanta roba, perché a differenza, sì, no, infatti no, a differenza di niente a dire il vero, comunque tanta roba per un personaggio free to play, tanta roba. Mentre la 2 stelle fa un 30% per 2 turni e da evasion per 2 turni, per un turno esattamente un po' come Derrieri. Quindi questa è decisamente tanta roba. Sta per appunto la stessa cosa che a Derrieri. Questa è sicuramente tanta roba ragazzi. Mentre la 3 stelle è esattamente quella di Derrieri, se non mi ricordo male, 50% per 3 turni, base stats ovviamente, e ovviamente evasione per un turno. Quindi questo è il massimo, quindi tanta roba ragazzi. Il personaggio ovviamente non si trasforma in gigante, quello che si trasforma in gigante è Eren, quello verde. Proviamo ragazzi ora, dopo il buff, a tirare la 3 stelle e vedere un attimino quanto danno fa con 50% in più. Ok, 118.000, ritiriamo un'altra volta questa e andiamo con la ulti ragazzi, che ve la faccio vedere. Per appunto sarebbe a livello 1 un 630% di danno, ma ovviamente c'è un 900 come abbiamo visto, 40 e passa. Buff tirato e andiamo subitissimo con la ulti ragazzi. Il personaggio, vi ripeto, in PvP magari non regnerà più di tanto, ci sarete proprio maxato, cose così, può essere carino, ma non più di tanto. Cioè attenzione, c'è quel punto meglio Derrieri veramente, ma male basta. Cioè il personaggio è forte, lo proveremo in PvP, ma ragazzi è dura farlo regnare questo personaggio. Cioè ci fu una settimana di PvP su Jump dove erano i SR erano boostati, allora lì ti dico ok, cazzo, lì ha senso giocare Eren, perché comunque è un SR ed è boostato. Nelle settimane normali è difficile giocarlo, è buono, per l'amor di Dio è buono, ed è il migliore SR probabilmente, però è dura. La sua unique ragazzi è praticamente un 30% aumentato su danni inflitti per appunto a un nemico di una razza sconosciuta. Ora questo nemico di una razza sconosciuta dovrebbe essere tipo Gother, che personaggi là. Quindi questo è un attimino il punto, fa danno su alcuni personaggi, questo fa più danno su alcuni personaggi. Quindi andiamo subitissimo, li ritroviamo al volo, buff 3 stelle, tanto per rivedere il tutto quanto danno può fare. Tiriamo ovviamente la 3 stelle e poi ragazzi andiamo subitissimo, 160.000 ovviamente, ritiriamolo tanto per vedere un attimino e poi tiriamo la ulti finale.
che ovviamente ci sta tantissimo. La ulti, ragazzi, è tanta roba. Danni ne fa. E se su 6 fa un 200.000, ma comunque di danni ne fa, ragazzi. Per essere un free to play, i danni ne fa. Questo non gli si può dire assolutamente niente. Lo proveremo in PvE, ragazzi, tra poco per bene. Comunque il livello di danno ci sta. Lo proviamo subito in PvE, ragazzi, con gli aeroverri migliori che ho, anche se non sono i suoi, per vedere più che altro come si comporta con un classico team Golden Instinct. E andiamo, ragazzi, per i punti e prontelli per fare il test, appunto, in PvE. Proveremo anche in PvP, ragazzi, ma ve lo dico, sarà più una run dove ne buscheremo che altro. Quindi quello non fateci più di tanto caso, perché il personaggio non è tanto da PvE, ve lo dico, tanto da PvP, scusatemi. Più che altro forse sul Global attualmente sì, perché è un meta più vecchio, no? Sul Jap no, no, non assolutamente no. Quindi andiamo subitissimo, ragazzi, con unire carte, tirarle per inutili, e prendiamoci tutto il tempo del mondo per tirare subitissimo le tre stelle, ragazzi. Sono veramente curioso di vedere quanto danno riesce a fare. Ok, buono, veramente veramente buono, ragazzi. Questa mano è buona, ci serviva uno scrap in più, però comunque di base no, a parte no, ce ne basta uno. Ci è andata bene, ragazzi, subito 3 stelle. Ci è andata di lusso, direi, ma veramente di lusso. Anche perché abbiamo anche il buff di Istin, quindi è tanta roba, tanta roba. Facciamo in questo modo, ragazzi. Allora, uniamo, dopodiché tiriamo lo skill up su Eren, e poi spostiamo questa davanti, tanto per sperare di pescarne altri di Istin, così almeno andiamo col buff di stelle di Istin, ma non è che ci... Oh, perfetto, ragazzi, è perfetto, perfetto. Ora tiriamo skill up su Istin, buff di Istin e buff di Eren, 3 stelle, prossimo turno tiriamo il mondo. Tiriamo il mondo il prossimo turno, ragazzi, voglio vedere quanto danno fa questo Eren. La mano direi che non ci poteva andare peggio, cioè veramente è andata quasi da Dio questa mano, possiamo dire. Infatti tiriamo skill up su Istin, buff 3 stelle, e proviamo a dire il vero a tirare una bella single target 1 stella per vedere con il buff di Istin quanto fa, ragazzi. Sono curioso, sono curioso. Solo il buff di Istin, dopo proviamo la 3 stelle con il buff 3 stelle. 50 milioni crit, ci sta. Non è esagerato, ovviamente si parla pur sempre di un SR, ragazzi. Ci tengo a risottolinearlo più volte. Però comunque, vi ripeto, aia per Eren. Aia per Eren. Ok, oh, Eren, non mi fare butti scherzi, grazie. Ok, non mi fare butti scherzi. Grazie, Eren. Allora, andiamo subitissimo con buff 3 stelle. Andiamo su di lui, ovviamente è il Towns, quindi non possiamo dire di niente. Facciamo addirittura lo skill up su di lei per il buff 3 stelle, per quando tireremo le ulti con Eren. E poi, ragazzi, single target 3 stelle. Guardiamo, sono curioso. Dovrebbe fare danno, dovrebbe farne veramente tanto. Siamo contro ovviamente un blu, quindi un verde, scusatemi. Quindi, ok, 120.000 3 stelle. Sì, ci sta, ci sta. Per un SR ci sta, è tanto. Per un SR è tanto, è un SR. È tanto per un SR, cazzo se è tanto. Però ovviamente c'è tanto, tanto di meglio. Questo non ve lo sto neanche a dire. Stiamo parlando comunque di un personaggio che si è, però anche insomma, nel senso, buff 3 stelle. Perché no, ci dovrebbe essere in quel buff, ma comunque noi lo ritiriamo per sicurezza. Tiriamo su di lui la single target, e su di lei, visto che anche il PG finale, per così dire, tiriamo la ulti. E guardiamo il tutto, cerchiamo anche di vederla, e guardiamo più o meno quanto danno fa. 78.000 con il crit, ok. La ulti invece gli farà quanto di danno? Si farà comunque di una single target, no, di una ulti, perdonatemi, scusate. 330.000 no crit, cioè cazzo, ragazzi, fa danno. Questo Eren, cazzo se fa danno, ma di che stiamo parlando? Fa sì danno, ma ne fa molto anche. Cioè ovviamente, vi ripeto, è un SR, c'è un'infinità di personaggi migliori, però non ve lo sto neanche a dire. È tanta roba, ragazzi, ma tanta roba. Ok, ragazzi, siamo nell'unica partita PvP che porco due possiamo provare a fare. Ovviamente ci strasupera, ragazzi. Queste partite non ve lo sto neanche a dire. Siamo in un meta totalmente differente da quello che potrebbe essere il meta adatto per giocare a RNSR. Quindi è difficile rimanerci in vita. Non è neanche ovviamente il motivo, ovviamente a livello di roba di fattualità, mettiamo in questo modo, di tutta sta grande forza. Cioè c'è Golden che comunque è basso di tutto. Inizia il Golden suo stesso, Eren manca una stella rossa. Quindi capite che in un mezzo dove regnano le stelle rosse e l'avversario ha full stelle rosse, il nostro Eren, come possiamo vedere, implode. Infatti ecco, ho fatto anche questa run proprio per farvi vedere che effettivamente Eren in PvP esplode. Ma forse anche sul Jab, sul Global. Quindi è un personaggio forte, ma davvero forte. Ma secondo me in PvP, ragazzi, in PvP c'è talmente tanto di meglio. Si sente che è un SR, mettiamolo in questo modo. Si sente veramente tanto che è un SR, ma veramente un botto si sente. Quindi
Va bene, c'è la ulti. Potevo stannarlo. No, non si può perché è verde, è vero, dalle live, capite? Mi dimentico sempre questa cosa del verde. Quindi la partita, ragazzi, uno ci prova, ma si parla di un personaggio che, se non hai fatto i gear aware per Eren verde, quindi magari l'idea è lui che ha più HP, ha più attacco e tutto, non regge. In quel caso può reggere, ma in questo caso non regge, non regge veramente. Perché me l'ha tirata? Cioè, perché? Ma perché? Cioè, perché è un bot, vabbè, se è un bot con questo tipo non posso manco sperare di vincerla. Vabbè, c'è Gother. Vai, vai, Gother, ma torna in vita, lo sapevi? Torna in vita, Gother, torna in vita, non so che non lo sapeva. Invece di tirarmi quelle due single target del cazzo, poteva fare di meglio, però vabbè. Vabbè, va bene così. Allora, proviamo, ragazzi, l'unica cosa che possiamo fare. Andiamo su di lui, andiamo così. Lui, tanto, lo stanniamo. E poi, tanto per toglierlo a lui, anzi, di vero no, facciamo un bello scudo di stelle, la ulti ce la teniamo, dai, proviamo a tenercela la ulti, proviamo a tenercela. 42.000, per una single target non è tanto, ragazzi, cioè, su un danni può fare benissimo lo Swain, ma lo Swain ne fa molto di più e critica con molte più possibilità. Stiamo parlando di un SR contro il PG più forte del gioco, ovvio, però, regà, bisogna comunque mettere in considerazione tutti i personaggi. Bisogna mettere in considerazione il meta attuale e più o meno dove va a giocare il personaggio, in che meta. E sinceramente in questo meta, anche no, vedete come ho detto, ancora single target sprecate. Questa non è sprecata, questa non è affatto sprecata. Però io adesso proverei a fare una cosa. Proverei a fare una cosa, ok. Ok. Proverei a fare una cosa, ragazzi, del tipo, che è tipo iper rischiosissima, però uno ci prova. Detta come ho detto, ci prova. Almeno su di esca non tiro questa e poi tiro la 3 stelle. Dovrei avere la 3. Non ho sbagliato, vero? L'ho tirato sul bot, è vero. Meno male, meno male. E niente, ma tira sullo scudo. Rip, era l'unico che potevo fare. Non aveva attacchi, non aveva OE e non avevo lo Strain. Quindi, l'unica cosa che potevo fare. Bye bye al team, ragazzi. Non possiamo dire nient'altro. Bye bye al team. Vi ripeto, è un personaggio. Fa danno. Ma deve avere talmente tanto culo e l'avversario deve essere talmente tanto scarso per poterlo giocare che... Ok, gioco altro, ma veramente, è il best SR, perché nel vero di SR forse è l'unico tra gli unici che si gioca in PvP, che si può giocare in PvP. Ma parliamoci decisamente la verità, non ha senso giocarlo in PvP. Questa volta posso dire tranquillamente che non avevo sbagliato nessun tipo di mossa, solamente che purtroppo il suo team era nettamente superiore, nettamente più skillato, nettamente più forte, quindi ci siamo arrivati solo in stanno. Eren SR, best PG SR del gioco? Assolutamente sì, davvero, fatelo 6 su 6 perché è una bestia forte, fa davvero tanto, fa davvero tanto. È una mini derrieri, per certi aspetti è anche non migliore, ma... La raggiungi quasi per 100 aspetti, però davvero non va in PvP. Non va, non va. Comunque, ragazzi, per questo video è tutto da me ed Eren, che ovviamente è triste perché ci salutiamo. Ovviamente, ragazzi, vi ringrazio tantissimo per la visione. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Accendete la campanellina per non perdervi nessun altro video. E a giugno, ragazzi, arriverà anche lo speciale per i 15.000 iscritti. Quindi mi raccomando, ovviamente seguitemi live oggi sul sito, vi ho il link in descrizione. Iscrivetevi al sito al centro. Rubate tutti gli altri video qua a destra e a sinistra, anche qua sopra delle schede. Mi raccomando, ovviamente girate il mio server Discord, ragazzi, regali tutti i giorni per voi. E detto questo, e let's go, boys! E ciao a tutti, ragazzuoli!